Ciao amici, anteprima, prima di andare dove farò metal in questa sessione, che sarà il boschetto là in fondo dove c'è il campo del grande ciliegio, e poi farò l'altro pezzo di l'altro bel bosco ancora, e poi ancora passo ancora la striscia, la strada di servitù di passaggio. Però mi sono detto, fammi fare un attimino che qua proprio il confine della stradina della prateria delle allodole. Ho fatto una buca, ho fatto una buca e adesso vado di là, però ho già subito trovato un target interessante. Come se vi ricordate nel video che ho dedicato a mio papà, qua ho trovato la votiva in alluminio e poi il bossolo della pistola scacciacani. Ed è saltato fuori, guardate, proprio qua in superficie. Il bossolo, anche questo, a salve. Della scacciacani. Come aperitivo, che se vogliamo chiamare aperitivo, iniziamo bene e adesso ci vediamo là nel campo, nel bosco. Ciao amici. Eccomi qua amici, Mr. Golem Italia Metal Hunter, siamo al 20, 20 dicembre, ok, qui Lombardia, zona gialla, e siamo dentro a fare l'ultima spazzolata dell'anno, perché dopo c'è il nuovo lockdown. E siamo qua nel bosco. Di fianco al terreno del grande ciliegio, siamo qua nel bosco dove sono passato qualche mese fa là, ho fatto il boschetto tutto lì e basta. E qua non ho ancora fatto perché c'è la vegetazione parecchio alta e adesso con l'inverno la vegetazione si è abbassata, si può entrare e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Grazie amici, grazie per la visione, siete sempre più numerosi. Mr. Gordon Italia Metal Hunter, sono contento che, anche se sono un po' matto, che faccio i versi così, i miei video piacciono lo stesso. E niente, adesso diamoci da fare, scaviamo, sempre scavare, portare via i target, spazzatura e divertiamoci. L'importante è quello. Ciao amici! Primo segnale sopra albero caduto. Vediamo, terreno morbido.
target uscito. Spazzatura, primo target, tappo piegato. Vediamo anche sotto vicino agli alberi, che magari qua bisogna pulirlo un po' sto bosco, dei rami caduti. Si può pensare anche, essendoci pochi, non tanto sporco, si può pensare di prendere anche qualsiasi target, anche quelli di ferro. E che cosa, bello però dai, una cosa sono contento, che non è pieno di spazzatura questo posto. Vuol dire che i target che ci sono, che non c'è spazzatura recente, vuol dire che è roba vecchiotta. Scaviamo, ferro. Magari è una moneta in acammonita, acciaio. Il rumore è diventato interessante, è passato da... un ferro. La radice. Vediamo cosa c'è. Sembra più fondo del solito, c'è il solito della... è grosso. Un vecchio cardine di una porta, di una vecchia porta. Ne ho già trovati due o tre nella... Questo qua nel rettangolo magico. Proprio qua sotto l'albero. Target abbastanza grande. Infatti non c'è più niente. A questo punto scavo tutto e via. Che di solito io faccio per la prima mezz'ora, tiro su anche quei target di metallo, di ferro, poi dopo ovviamente puoi tirare fuori i chiodi così, poi il segnale, tiro fuori i chiodi, non, alla fine smetto e passo in modalità Jeverly. Io c'ho l'ace 250 della Garrett. Non chiedetemi quando comprerò il prossimo metal detector, ma perché per il momento le mie possibilità economiche sono molto ristrette. Quindi mi devo super accontentare. Sono già fortunato ad aver questo. Super accontentare che prima si dà la priorità alle spese della famiglia, ovviamente. Target uscito.
chiodo. Punto e ruolo, chiodo. Però caspita, perché qua il terreno è poco sporco. Che tra i target che suonano di metallo ce ne sono raramente, o ce ne sono ovviamente in percentuale pochi, che sono veramente interessanti, come la zappetta, il piccone, poi beh anche questi qua, i cardini delle vecchie porte. Però beh, il resto è tutta ferraglia. Però vediamo quello che ci regala il terreno. Ah, trovare la moneta nel bosco adesso sarebbe figa. Una cosa veramente eccezionale. Mamma mia, spettacolo. Ma controsenso, la parte negativa di questo, che non essendoci poco, vuol dire che qua passaggio di persone non c'è praticamente stato. Su, dai, forza. Qua sono passato già a gennaio. È che c'è stato un po' un soliti problemi che ho con l'action cam. Non avevo registrato un cazzo. Ho trovato una cartuccia sparata. Bel segnale. Bel segnale. Vediamo. Vediamo che sia la volta buona. Cazzo, vediamo il pro pointer. Ok, cazzo, c'è una radice. Aspetta un secondo. Suono cazzo, affanculo, 15:33, dove cazzo, dai che ci siamo, figa, ha registrato, Dio, nel bosco l'ho trovata finalmente, nel bosco, non sapevo, amici, guardate,
Guardala, guardala, guardala. Nel bosco. Nel bosco. Si intravede una testa. Si intravede qualcosa. Che spettacolo, che spettacolo. Dai, adesso riprendo con lo smartphone e facciamo il video. Dai, figa, dai. Amici, grande emozione nel bosco. Attaccato a questo qua è il bosco di Pitti. Mio amico, che sono passato di qua un paio di volte, con la vegetazione abbastanza folta e quindi erano quasi impraticabili. Adesso siamo in inverno e quindi la vegetazione è più controllabile, più bassa, quindi si fa meno fatica a setacciare. E ho chiesto una moneta ed era moneta arrivata. Guardate, questa qua è la buca. Eccola. E non scusa, questo qua in teoria questo qua è rotto, però abbiamo salvata dal bosco. Spettacolo. Lì c'è il grande ciliegio, bosco di Pitti. La moneta. Là c'è la lingua di fuoco. E la moneta. Dai cazzo! Boom! 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 Ho chiesto una moneta per fine anno e c'è. Ho chiesto una moneta per fine anno. Spettacolo. Emozione, 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 emozione. Adesso speriamo di trovarne altri, dai, forza, dai. Cazzo. Spettacolo. Spettacolo. Altro segnale buono. Vediamo. Un altro segnale buono. Target uscito. Che cazzo è? Che cazzo è? No, 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 no! Cosa abbiamo qua?
Una votiva in alluminio. Una votiva in alluminio, cazzo. Cazzo, una votiva in alluminio. Una votiva in alluminio, cazzo. Una votiva in alluminio grossa. Una votiva in alluminio grossa. Una votiva di alluminio grossa. Una votiva di alluminio grossa. No. No, che roba. Che roba. Qua sono stato qua a fare la legna una settimana. No, ci credo. Amici, un altro ritrovamento. A pochi metri da dove ho trovato la moneta. Un bel segnale, ho scavato subito. Poi mi dicono che il Garrett Hatcher è un tirachiodi. Guardate. Si vede un cavaliere in alluminio leggero. Cavaliere si vede qua. Che roba, ma che roba è? Che roba è nel bosco? Qua lì dove ho trovato la moneta. Qua si è rotto il gancetto qua. Dov'è? In alluminio leggera. Ma boom, boom! Non ci credo. Che storia bella. Amici, qua ho trovato proprio qua. Ho trovato il medaglione, la moneta, promette bene, adesso faccio una spazzolata ancora, ma è veramente impervio qua e quindi è impossibile fargli passare il metal detector sotto. Siamo qua. Dritto! Guardate, quello che dicevo io, strada! La strada in fondo. Ok? Là ho trovato gettone W2, seconda guerra e spiga, 5 centesimi spiga. E io ho detto, ipoteticamente c'era qua una volta una strada che arrivava là è dritto, si supera il bosco, c'è il campo di pitti e poi dall'altra parte c'è la lingua di fuoco. In linea retta, più o meno in linea retta, dove ho trovato le altre monete, dove ho trovato 5 centesimi, l'un centesimo Lombardo Veneto e la Libertà Librata, linea retta, me ne sono accorto adesso, linea retta, quindi qua passaggio di persone, una volta là doveva esserci la strada che passava e andava al campo di là,
Poi di là praticamente c'è la lingua di fuoco che va dentro, passa dentro il bosco e andava là, là praticamente in fondo là c'è una cascina storica del mio paese, e dove anni fa, anni proprio, mi sembra, scusate se magari posso sbagliare, 1400-1500, c'era anche il convento. C'era il convento che poi è diventato cascina. Il convento è stato chiuso, andò le suore, e poi è rimasta la cascina. Adesso la cascina c'è ancora, ovviamente l'urbanizzazione intorno si è sviluppata molto, però bello da Meta Detector che riesci a capire come una volta potevano essere le cose. Cioè, io ovviamente sto ipotizzando questo, però sembra strano che in linea retta ho trovato delle monete, anche delle altre cose, la posata, delle altre cose, la chiave, quella spezzata. Quando si trovano monete così, o c'era un cascinotto, c'era un'abitazione così intorno dove perdevano le cose, dove lavorava il contadino, o c'era una via di passaggio. Me ne sono accorto adesso, signore. Lì c'è, dove in linea retta, dove ho trovato il 5 centesimi spiga, dove ho trovato la moneta, la medaglietta in alluminio, il gettone del tram di Milano, che è stato coniato nel 1944, perché durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale praticamente la capacità del tram, la linea tranviaria, diciamo, di milanese è stata bombardata tutta, quasi tutta. Quindi per recuperare un po' di soldi, posso dare il resto, danno questo gettone come corsa ridotta. Cioè, non ti davano il resto, si tenevano il resto, ti davano un gettone, ti poteva permettere di utilizzare, cioè potevi utilizzarlo come corsa ridotta. Però, tornando a noi, linea retta, medaglione, moneta, medaglione in alluminio, moneta, lingua di fuoco. Continuiamo, dai, continuiamo. Ho detto, appena finito di dire, saranno due o tre volte che sono passato di qua, ormai non c'è più niente. Fa il segnale bello. Ok. Questo qua è spazzatura. Le robe, scusa. Confezioni di alluminio anni 60. Si è spento. Attenzione. Batteria scarica. Ok. Fortuna che ho le batterie di scorta. Io sto andando avanti come un coglione. Ok. Questa l'ho appena messa. Uno, due. Portatevi sempre una batteria di scorta, sia per il del prop pointer. Perché se siete anche lontani, ma anche fighe, sono qua due passi, però se non funziona più il metal, che cazzo fai? Vai a casa. C'è alternative. Ok. Ustia, cazzo è.
No, sono passato prima, sono passato settimana scorsa, no, grande, porca troia, urco cane, cosa abbiamo? Ostia, cosa abbiamo? Una medaglietta, qualcosa. Oh, sulla via qua. Attenzione, cazzo. Cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Boom, boom, boom. Boom, porca troia. Ma sono passato l'altra volta, mi sono fermato prima, come cazzo. Spettacolo, spettacolo. Amici, amici, grande. Dopo che sono andato nel bosco, poi ho fatto una striscia di grande ciliegio. Adesso sto facendo la servitù, la strada che ho fatto anche l'altra volta, ma mi sono fermato prima. Guardate cosa è uscito fuori, cazzo. Purtroppo non si riesco a mettere fuoco bene. È sottile, la medagliettina. Votiva! Votiva! Purtroppo c'è poca luce, riesco. Oh, che bella! Casa la puliamo. Ecco qua. Che spettacolo. Facciamo una foto. Mettiamo a fuoco. Che spettacolo. Sono saltate fuori una moneta nel bosco, un medaglione. E questa qua, una votiva. Grande, grande, ultima sessione dell'anno 2020, che dopo tra qualche giorno diventa rossa, non si potrà più uscire. E niente, grandissimo, grandissimo. Grande soddisfazione, spettacolo, spettacolo. Grande! Dai! Mazzo, spettacolo, qua sul passaggio, proprio qua sul passaggio. Passaggio di persone. Passaggio di persone. No, che spettacolo. Spettacolo, 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 spettacolo. Wow, proprio adesso mancano 10 minuti che diventa buio. Spettacolo, 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 spettacolo. E andiamo, cazzo, andiamo. Grande soddisfazione. Grande, la buca sarà a 5 centimetri, 7 centimetri neanche. Guarda, faccio così. Non si vede più niente. E c'era sotto questa. E c'era sotto questa. Spettacolo. Mister Gonit della Meta Runter, ormai è buio. Sono quasi le 5. Ultima spazzolata dell'anno. E buono. Per quanto riguarda il metal detector è andata bene. Mi sono divertito parecchio quest'anno. Ovviamente tralasciando il grande problema della pandemia. Vabbè. Allora, amici, grazie di tutto. Qua viene un po' di luce. Grazie di tutta la visione. Siamo qua ancora nella campagna di Concorezzo. Oggi abbiamo fatto dei bei ritrovamenti. Sono molto contento, anche per essere l'ultima spazzolata dell'anno. Amici, buon anno. E vediamo se monterò il video. Magari arriverà a marzo-aprile. Comunque. Che sia un buon 2021 per tutti, ce lo meritiamo. E niente, la campagna di Concorezzo. A Mr. Gordon Italia Metal Hunter, grandi.